E anche oggi spenderemo soldi per alleviare lo stress. Visto che lo scorso video dove acquisto tutte le cose che costano di meno su Wish vi è piaciuto davvero tanto, ho deciso di farne un altro. Vi ho chiesto di consigliarmi degli altri siti, delle altre applicazioni per fare degli acquisti dove ci sono cose particolari che costano poco. E quindi noi avremo sempre quel budget di 100-200 euro e vedremo quante cose riusciremo ad acquistare. A differenza dell'altro video però, questa volta faremo shopping con questa. E non è una semplice benda, ma è una benda speciale. Ragazzi, che a Barbuto è sempre piaciuto. Se riuscissi a farla vedere sarebbe anche il top. Spettacolo. Hashtag spettacolo. Allora, quindi oggi faremo shopping su Shein. Ci tengo a dire una cosa: non è una sponsor. Cioè, non era una sponsor per Wish e non è una sponsor nemmeno oggi. Anche perché Wish l'ho parecchio insultata l'altra volta. Perché su Shein non ho mai acquistato, quindi sarà la prima volta anche per me. Barbuto c'è, la benda anche. Io sono barbuto, ma non ho la barba. L'applicazione vende un botto di roba. Non so quanto sia il tempo di spedizione, se mi arriveranno mai le cose. Una volta che mi arriveranno, non farò un video unboxing o ste robe qua. Faccio le storie su Instagram. Tipo stasera mi sono arrivati due pacchi da Amazon. In ogni video ci sono pacchi di Amazon e ho fatto le storie su Instagram. Io direi di iniziare con oggetti per la casa, perché donna e curve non mi interessa. Come prima cosa di acquistare delle lenzuola. Quindi sono nel reparto, nella categoria lenzuola. Andrò giù a caso, cliccherò e quello che clicco aggiungerò al carrello. Come vedete già dalla prima pagina ci sono delle lenzuola abbastanza imbarazzanti, perché se mi dovessero uscire delle lenzuola rosa giaguarate, hashtag giaguarate, è un bel casino, perché le acquisto ma non le userò mai. Io sono bendato. Scorriamo. Clicchiamo. Oh, ma poteva andarmi meglio, fanno un po' cagare. 14 euro, copripiumino. Non è neanche un set di lenzuola, un copripiumino. 12 euro, aggiungi al carrello. La cosa bella di questo video secondo me è che mentre io sto scorrendo e clicco e sono ancora bendato, voi sapete già cosa sto per acquistare e state già morendo da ridere, sono sicuro, quando mi capiterà qualcosa di davvero imbarazzante e non vedete l'ora di vedere la mia reazione. Allora, le lenzuola ce le abbiamo. Ora direi di andare sempre categoria casa. Andiamo su decorazioni. Benda messa. Scorriamo, 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 scorriamo. Oh! Ma dai, ma cos'è sta cagata, raga? Non lo userò mai. Make up e make up. Con un rossetto e un... cos'è quello? Un mascara. 4 euro di merda. Aggiungiamo al carrello. Come buttare via i miei soldi? Bye, Giuseppe Barbuto. Ok, in decorazioni facciamo qualche giro. Non so se si vede la scritta petacolo, però vabbè, tanto l'avete vista e poi l'importante è lo stile petacolo. Allora, sono su decorazione, non mi ricordo più, penso di sì. Andiamo, giriamo, voltiamo. Chiamo, ho cliccato. Oh, ma che cazzo è sta roba? Federa per cuscino con stampa, foglie, un pezzo senza riempimento. Aggiungiamo al carrello. Quale prendiamo? La A, la B e la C. E ci siamo. Torniamo su decorazioni. Nuovo giro, nuova la corsa. E oh, e oh, olè. Che palle! Mi uscirà qualcosa che mi piace, lo assicuro. Aggiungiamo al carrello, altri 3 euro buttati. Cosa mi servono a me i fiori finti? Sarà tutta che roba che regalerò. Se qualcuno piace questa roba, me lo dica che gliela regalo. Oh, nuovo giro, nuova corsa. Clicchiamo. Ho cliccato. 4 euro, fiori artificiali. Raga, cioè mi vedete? Sta roba io dove l'attacco? Non l'attacco. Siamo sempre su decorazioni. Clicchiamo. Cato? Cos'è? Adesivo murale. Vabbè, questo qua è piccolino, ci sta carino. Carino, niente di che. 2 euro. Aggiungiamo al carrello. Clicchiamo. Non ho cliccato nulla. Chiamo. Adesivo murale 3D butterfly. Cioè qua tra fiori, piante e farfalle possiamo creare un mini bosco qua a casa. Un mini bosco. Sicuramente Pepito sarà felice, visto che a lui piacciono gli insetti. Me lo vedo già che inizia a picchiarsi sul muro. Ultimo giro qua su decorazioni e poi passiamo a un'altra categoria. Oh, clicchiamo. Sai che l'ho stretto troppo. Oh, questo finalmente è una cosa decente. Mensola esagonale, un pezzo, 10 euro, tutta la fronte rossa. Aggiungiamo al carrello, via. Finalmente qualcosa di carino. Prima di passare alla prossima categoria vediamo quanta roba abbiamo nel carrello e quanto stiamo spendendo fino adesso. Siamo a un totale di 41 euro con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oggetti nel. Tutti che fanno schifo tranne la mensola. Passiamo a luci e lampade. Può andarci bene come può andarci male. Potrebbe essere qualcosa di carino tipo quelle. Potrebbe essere qualcosa di schifoso
Tipo, non lo so. Da quello che vedo su Shane, cioè almeno per me, ovviamente ognuno ha i suoi gusti, però per me per ora sta deludendo. Infatti queste luci comunque non le ho prese né su Wish, le ho prese su Amazon, anche i cartelli americani, anche quella. Nessuno mi sta pagando per dirlo, ci tengo a ripeterlo, però se volete ve li lascio in descrizione, perché vedo che vi piacciono. Se volete farvi la camera come quel barbuto è sempre piaciuto, ve li lascio in descrizione. Siamo su luci e lampade. Finalmente qualcuno mi sta ascoltando. Sta benda mi sta facendo malissimo. Qualcuno mi ha ascoltato. Un pezzo di strusce, hashtag strusce, di striscia di luce a 7 colori con telecomando. Sono le strisce LED di 3 metri e queste sono fighe. Queste sono davvero fighe. Un altro giro su luce LED. Clicchiamo. Cos'è sta roba? Lampada da parete multifunzione. Aggiungiamo al carrello. Non so cosa possa servire, ma va bene. Facciamo un altro giro qua su luci. Adesivo LED. Questa potrebbe essere. Ah no, ma è piccolina, è una merda. Pensavo fosse quella lunga, che la potevo attaccare nella cabina armadio. Invece è quella piccolina. Non mi servirà a nulla. Vabbè, aggiungiamo al carrello. Raga, che tristezza questo shopping da bendato. Cambiamo categoria. Andiamo su uomo e scegliamo. Vediamo un po'. Coordinati, che dovrebbero essere maglietta o felpa e tuta o pantaloni abbinati. Quindi qua la roba secondo me potrebbe uscirci carina. Speriamo in bene, almeno qua. Olè. Sì, ma raga, io non ce la posso fare. Non ce la posso fare, non mi piace. Sarà che c'ho io gusti difficili, ma quando si prendono le cose abbinate, per esempio io sopra porto una L, però prendo sempre delle felpe o delle maglie XL, perché mi piace tenerle larghe, grandi. Però i pantaloni no, non mi piace tenerle giganti, mi piace tenerle giusti. Però qua mettono la taglia unica. Quindi se uno prende XL, gli arriva l'XL, sia dei pantaloni che della maglia? Questa è la mia domanda. Se qualcuno mi sa aiutare, se no io lo aggiungo al carrello XL, lo scopriremo solo vivendo. Vai, facciamo un altro giro qua su abbinati. Questo qua è carino. Non mi fa impazzire la felpa, ma la tuta ci sta, è carino. Anche qua XL, però se mi arriva la tuta XL non è che io sono così largo così e lungo così. Aggiungiamo al carrello. Facciamo un ultimo acquisto, categoria scarpe e borse. Qua vedo che ci sono delle scarpe di altri brand, però ovviamente non sono del brand, sono tipo copiate. Però ce ne sono tantissimi ignoranti, quindi qua ci divertiremo. Vediamo cosa ho cliccato. Ecco, le scarpe più semplici le ho trovate io, 26 euro. Raga, abbonatemela qua, faccio un altro giro. Va bene tutto, però non è che posso fare un ordine di 20 pezzi e poi ne uso due. Non ho cliccato niente. Queste qua sono decenti. Queste sono decenti, raga. Io porto il 43, quindi aggiungiamo al carrello 43. Abbiamo nel carrello 14 oggetti. Vediamo a quanto siamo. Siamo a 120 euro. Direi di fare un ultimo giro. Non c'è l'intimo maschile. Facciamo pigiami interi, vai. Non ho detto più la banana perché è strettissima. Ultimo giro, ultima corsa. Questo è figo. Questo è figo. Questo è spettacolo. Taglia XL, bella larga, bella grande per stare in casa. Aggiungiamo al carrello. Siamo a un totale di 143 euro. Quindi tra il budget dei 100 e 200 ci siamo. Cioè mi sono bloccato per un attimo. Adesso vi spiego perché, proprio breve. Allora, io sto facendo questo video tramite la registrazione schermo. Oggi è lunedì, il video doveva uscire ieri, ok? E non è uscito perché? Perché ho fatto la registrazione schermo e mi si è cancellato tutta la registrazione schermo. E anche rifacendolo subito dopo non sarebbe stato spontaneo come lo volevo. E anche rifacendolo non sarei riuscito a pubblicare il video. Quindi l'ho rimandato e lo sto facendo oggi che è lunedì. E uscirà oggi che è lunedì. Per sicurezza stavolta ogni qualche minuto stoppavo la registrazione schermo. In questo momento l'avevo stoppata e non si era salvata. Ed è successo come ieri, stavo sclerando. Ho detto no. Ho spento e riacceso il telefono ed è apparsa. Quindi il video è salvo e uscirà, quindi lo vedrete. Ci tenevo a dirlo, ok? Comunque, il video termina qua. Fatemi sapere se qua intanto nel frattempo vi farò apparire lo screen della conferma dell'ordine. Dato che questa serie vi piace, dello shopping, cercherò un altro modo per fare shopping. Magari se avete qualche idea in mente divertente che vi piacerebbe vedere. Ho fatto su Wish tutto quello che costa di meno, ho fatto qua su Shane lo shopping da bendato. Potrei fare quello che costa di più, potrei fare, acquisto tutti i prodotti Apple su Wish che sono tutti prodotti tarocchi, vediamo cosa succede. Ce ne sono tante. Noi ci vediamo con un prossimo video ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica. Esce un nuovo video qua sul mio canale. Barbuto sempre piaciuto, iscriviti al canale. Se sei un nuovo iscritto, commenta con hashtag nuovo iscritto perché ti metto un cuoricino e ti do il benvenuto. Ciao.